E lei, capitano Lombardo? La stessa storia. Invito con riferimento ad amici comuni. Anch'io non ho conservato la lettera. Una voce apparentemente incorporea ci ha chiamati tutti per nome poco fa e ci ha mosso delle precise accuse. Ora noi ci occuperemo di queste accuse più tardi. Per il momento la mia attenzione va su di un particolare di secondaria importanza. Fra i nomi citati qui vi è quello di un certo Guglielmo Enrico Blor. Ora che io sappia, nessuno di noi si chiama così. Quello invece di Davis non è stato pronunciato. Cosa può dire al riguardo il signor Davis? Il gatto è fuori dal sacco, a quanto pare, no? Ma immagino che il meglio sia ammettere senz'altro che il mio nome non è Davis. Ah, ecco, ecco. Lei è dunque Guglielmo Enrico Blor. Precisamente. Da parte mia desidererei aggiungere qualche cosa. Sentiamo. Non solo lei è sotto falso nome, signor Blor, ma è anche un bugiardo di prima categoria, sì? Lei afferma di venire dal Natal, Sudafrica. Conosco bene il Natal ed il Sudafrica. E sono pronto a giurare che lei non vi ha mai messo piede. Beh sì, sì, riconosco di essere stato preso in fallo. Io sono un ex appartenente alla CID. Oh, un agente di polizia? Sì, ho i miei documenti e posso provarlo. Ho un'agenzia privata a Plymouth e sono qui per incarico... Di chi? Del signor Owen. Egli mi mandò un assegno per le spese, pregandomi di unirmi alla comitiva in veste di ospite. E mi mandò anche un elenco con tutti i loro nomi affinché vigilassi. E accennò al motivo del suo intervento? Sì. Sì? Disse che voleva prendere delle precauzioni per alcuni gioielli di grande importanza che possedeva. Il signor Owen dei miei stivali. Signor Blor! Non credo che esista una tale persona. Sì. Condivido la sua idea, signor Blor. Infatti, vedete, Ulysse Norman Owen e l'altra lettera firmata una Nancy Owen. Le iniziali di questi tre nomi formano una sola parola, uno qualunque. Fantastico! Non c'è dubbio che noi siamo stati invitati da un pazzo e probabilmente da un pericoloso pazzo omicida. No! Chiunque sia la persona che ci ha chiamati qui, egli si è preso la briga di indagare molto bene sul nostro conto, proprio bene. E in base alle informazioni avute, ci ha fatto delle precise accuse. Oh, è facile fare delle accuse, no? Un cumulo di maledette bugie, calunnie, Una bugia, sì, una maligna bugia. Nessuno di noi si è mai sognato. Ma che cosa va a questo dannato padre? Oh, un momento, desidero aggiungere questo. Il nostro ignoto ospite accusa me dell'uccisione di un certo Edoardo Seaton. Sì, ricordo perfettamente questo Seaton. Mi comparve davanti per essere giudicato nel giugno del 1930. Era accusato dell'assassinio di una donna. Fu difeso con molta abilità, ma non di meno la sua colpevolezza era evidente. Io ricapitolai i fatti e i giurati lo ritennero colpevole. Nell'emettere la sentenza di morte, io mi uniformai alla sentenza dei giurati. No, io ho compiuto il mio dovere in quell'affare e niente di più. A lei conobbe Seaton, intendo dire personalmente. Ma no, io non ne conoscevo nemmeno l'esistenza prima del processo. Il vecchio mente, giurerei che mente. È un pazzo! Come? È indubbiamente un pazzo! È meglio quindi lasciar perdere, eh? Lasciamo perdere. Comunque, io affermo che non c'è niente di vero, assolutamente niente, in quello che quel coso disse sul conto del giovane Risponde. Arturo Risponde era uno dei miei ufficiali e lo mandai in ricognizione.
nel 1917 e fu ucciso. In quanto poi a quello che si riferisce a mia moglie, tutto si riduce a una vile calunnia. Mia moglie è morta buon'anima da molto tempo. Era la migliore donna del mondo, assolutamente inattaccabile. 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 Io mi sono sforzato di ricordare Giovanni e Lucia Cos. Deve essere stata una coppia di ragazzi, sì. Una coppia di ragazzi. Ecco, li investì presso Cambridge. Ma fu una disgrazia, sì. Per lei o per loro? Per me e per loro. Ecco. Ma fu un accidente. Essi vennero fuori correndo da una casa, o che so io. Io ebbi tolta la licenza per un anno, sì. Una bella seccatura. Sì, questa frenesia di correre è una calamità. I giovani come lei sono un pericolo per la comunità. Potrei dire una parola, signore? Dica, dica pure. Per quanto riguarda l'accusa che è stata lanciata contro di me, mia moglie e la signorina Jennifer Brady, non c'è una parola di vero. Sì, eravamo al servizio della signorina Brady. Quella notte vi fu una tempesta. Il telefono non funzionava. Non potemmo chiamare il dottore. Io sono andato a cercarlo a piedi. Ma il dottore arrivò troppo tardi. Sì, avevamo fatto tutto il possibile per lei. Le eravamo devoti. Chiunque potrà confermarlo. Mai una parola fu detta contro di noi, signore. Mai una parola. Ma dico, immagino che qualche piccola cosa vi toccò la sua morte, no? Sì, la signorina Brady ci lasciò un legato di ricompensa dei nostri fedeli servizi. Che non avrebbe dovuto farlo. Per quel che la riguarda, cos'ha da dirci, signor Blor? Cosa da dire? Sì, il suo nome era nell'elenco. Sì, lo so, lo so, lo so. Si riferisce a Landor. Si tratta del furto alla banca di Londra. Sì, sì, ricordo il caso, quantunque non sia stato io ad occuparmene. Lei era il funzionario incaricato dell'indagine. Sì? Ecco, Landor fu condannato all'ergastolo e morì dopo un anno a Vermouth. Era un uomo di debole costituzione. Ma era un truffatore. Fu lui ad allontanare il guardiano notturno. Il caso fu chiaro, fu chiarissimo fin dall'inizio. Lei fu encomiata, credo, per l'abile servizio. Sì, sì, ebbi la mia promozione. Ma io non feci altro che il mio dovere, nient'altro. Parola adatta. Dovere. E lei, dottore? Io non riesco a capirci niente. No. Se, no, quel nome non mi suggerisce proprio niente. Come si chiamava? Close, Cleese... Non ricordo, in verità, di aver avuto nessun ammalato di questo nome o di essere stato comunque implicato in una morte. Certo deve trattarsi di cosa passata da lungo tempo. Non so. Ah, potrebbe riferirsi a qualche mia operazione in clinica. Ma si sa, gli ammalati ci decidono all'ultimo momento.